Adesso dove andrai? Mi vado a suicidare. Vengo anch'io. Adesso devo pensare solo a mia figlia. Allora ragazzi, innanzitutto complimenti, siete stati bravissimi, non avete sfigurato accanto a quei due mezzi matti e quindi io sono curiosa di chiedervi, Christelle in conferenza parlava del fatto che ha dovuto piangere per conquistarsi il suo ruolo, quindi volevo sapere qualcosa di più sui vostri provini, su come si sono svolti, quali sono state le modalità, insomma, e poi volevo sapere da Gabriele se lui invece ha conquistato la sua parte con quel perfetto accento britannico. Complimenti, io studio inglese da 25 anni e non ci riesco a parlarlo così bene, quindi... Thank you very much. Welcome. Sì, i provini sono stati molto intensi. Inizialmente, come dicevo, cercavano una ragazza bionda con gli occhi azzurri, in sovrappeso, quindi io ho detto ok, cercherò di convincerli a tutti i costi o sarò brava in qualche modo, altrimenti sarà difficilissimo fargli cambiare idea, no? Durante i provini sì, mi è stato chiesto spesso di piangere, di tirar fuori un po' di rabbia, sono stati lunghi, un'ora e mezzo, perché comunque loro due sono molto molto pretenziosi e questo mi ha fatto sentire anche molto al sicuro, perché nonostante cercassi di dare sempre di più, però magari c'era il rischio, se una persona non ti chiede, no, il meglio, di dare il meglio, magari puoi cullarti. Questo non è successo con loro due. E all'ultimo provino, perché sono stati tre, l'ultimo sono arrivata con una distorsione, sì, il che ha preoccupato molto Maria. Ho lasciato le stampelle. Sì, però comunque dovevo essere un atleta e nel film avrei dovuto comunque correre, essere in allenamento. Lei mi ha detto, ma cosa hai fatto? Ho preso una storta. Però si vedeva che c'era qualcosa che non andava. E infatti il mio ragazzo mi disse, tranquilla, ti verrà da piangere ancora di più, perché cercherai in tutti i modi, no, di dare meglio di te. E quindi sì, sono stati tre provini intensi, e con uno scherzo al telefono, quando mi ha chiamato il casting mi ha detto, non è andata bene, mi dispiace. E io ho detto, ma perché? Cioè, ma perché in qualche modo si era creata una sintonia, dicevo, forse è andata bene questa volta, no? Guardate, io comunque... No, invece anche Giuseppe era pure dalla parte mia, perché diceva, tu sei perfetta, anzi sei proprio come lei. Io dicevo, no, l'ho preso un pochino in giro in realtà, perché non sono come Lorenza, assolutamente. E quindi sì... li ho convinti, non mi hanno neanche chiesto di ingrassare, però è stato sì, soddisfacente, perché quando fai dei provini così difficili e intensi, allora... Ma certo, una soddisfazione. Sì, una soddisfazione. Immagino. Assolutamente. Avevi chiesto dell'accento? Sì, dell'accento, insomma, anche qualcosa sui tuoi provini, sì. Come hai conquistato questa opportunità. Io, più che provini, mi sono quasi sembrati dei workshop, se posso, workshop, sì. Perché ho avuto come una sensazione che a volte vai a un provino ed è come se il regista avesse già nella sua testa il personaggio fisso e vuole solo vedere se tu vivi a quell'aspettazione che lui o lei si è creato in testa del personaggio, ma che non ti vuole dire, te la senti proprio come una specie di test, quasi. Invece qua io a questi provini mi è sembrato di vedere è come se oltre al personaggio stessero anche vedendo quanto si potesse lavorare facilmente, sì, con noi, quanto fossimo flessibili, aperti alle loro idee, sì. E quindi questa cosa dell'inglese è proprio nata tramite improvvisazione, esattamente invece come è nata. C'è una scena che è entrata nel final cut del film, che è quando io e Corrado ci insultiamo, lui mi chiama neurodifettoso, dico no, sono neurotipico. Similmente anche quella è frutto di improvvisazioni nei provini, eccetera. Sì. Poi è andato nello script, però, perché... Sì, alla fine sì, è entrata in una delle stesure finali, sì. Ma stavano riscrivendo scene anche, come sa, Chiaravallo, il giorno... molto molto all'ultimo momento. Sì, infatti anche la mia prima scena doveva essere, forse non posso dirla, ma è stata modificata e delle cose sono state modificate rispetto al fatto che ho studiato danza, sono anche una ballerina e hanno voluto inserire questo, mi hanno detto anzi durante le prove facci vedere qualcosa, ho detto ma come, e ho studiato per anni hip hop
e anche ho dovuto cercare di togliere anche un po' di quella mia sensualità, sì, tipica magari di Crystal, che Lorenza assolutamente non aveva, e quindi ho cercato di ripulire questo, sì, questa mia caratteristica. Però hanno accettato il fatto che potesse essere anche una ragazza che ha la passione per il ballo, non viene molto fuori, però hanno inserito delle cose comunque, quindi sì, muovo anche con mia madre, no? Nel senso che tipo una volta che hanno scelto noi, poi dopo hanno un po', hanno anche credo riscritto con noi in mente, sì, per esempio io, proprio io, Gabriele, nella vita vera ogni tanto quando sono nervoso veramente ho un pochettino questo tic leggero così, e questo ogni tanto c'è in telecamera per davvero anche. E quindi nel senso 50-50 no, però boh, non lo so, sì, forse 60-40, 70-30 personaggi noi. Sì, sa, anche ci magari... Con i numeri ci sai fare. Sì, sì, sì. No, sì, forse nella realtà un po' di più. Sì, è vero, abbiamo anche a volte mi chiedevano, ci chiedevano, ma voi come la direste questa cosa? O, sì, avevo un monologo, l'abbiamo riadattato insieme e questo ci ha fatto sentire proprio partecipi, parte, sì, di un progetto, e magari non succede spesso, no? Sì, sì, quindi, ci, sì, sentiamo molto privilegiati, penso. Sì, assolutamente. Sì, sì. Mi pare di capire che si è lavorato molto seriamente, comunque alla fine, una volta avendo la stesura completa della sceneggiatura, tutte queste prove, ma vi sarete un po'... C'è stata una volta in cui vi siete veramente lasciati andare, sganasciati dalle risate? Sarà successo qualcosa particolarmente divertente sul set, oppure... Oppure avete la professionisti 24/7? Allora, in realtà in una situazione in cui magari avremmo potuto ridere, ci siamo preoccupati, perché sono caduta in acqua a un certo punto, bisognava ricostruirmi, sì, completamente, perché dovevamo rigirare subito e non avevano dato lo stop, no. Noi abbiamo continuato una scena e a un certo punto sì, mi sono buttata in acqua, sì, per evitare di farmi male. Il microfonista non era assolutamente contento. Scusa Luigi. Sì. Scusa Luigi, ma veramente è stato pericoloso. Però vabbè, poi dopo ci abbiamo riso su, ovviamente. Sì, Poi cos'altro? Perché ridevamo? Sì. Forse ridevamo più diciamo nelle stanze. Sì, diciamo più off camera. Maria Di Biasi, diciamo, è simpaticissima anche nella vita, ci ha fatto sempre, sì, molto ridere. Anche giocava molto sul suo... Non lo so, come per esempio stava diceva cose tipo una sedia per la regista o tutte cose del genere, in quel momento sdrammatizzano, ed è stata mitica anche perché, diciamo, nonostante la pressione e lo stress, è stata molto brava a sdrammatizzare e non farci sentire la pesantezza del cinema, che penso che poi si è tradotta in una... questo ha portato a una recitazione più naturale e serenità. Sì, leggerezza, sì, anche perché, sì, sì, magari per esempio per quanto riguarda il mio personaggio ero molto drammatica, ero, sì, in una situazione un po' drammatica, ma lei cercava comunque di ricordarmi che era una commedia. Sì. Era difficile per Lorenza, però sì, lei portava una leggerezza in più, assolutamente. Sì, sì. Stessa cosa sulla sindrome, anche io all'inizio, come ho detto anche nell'intervista precedente, spesso cercavo di mettermi nel mindset della sindrome e poi vivere tutto come l'avrei vissuto per la sindrome, invece lei mi ha aiutato anche a togliere la sindrome e dire ma come la vivresti da personaggio che ha la sindrome, non solo come reagisce la sindrome, perché sarebbe troppo generico e sarebbe sbagliato. Mi chiamano il genio. Il genio. Persona porta aerei jumbo jet. Ho capito che non sta bene, però... E che per via della sindrome dice sempre la verità.